Oncologia e cardiologia sono alcuni dei campi di applicazione del nuovo tomografo con scanner digitale arrivato all'ospedale di Foligno. Uno strumento d'avanguardia con cui si punta a ridurre i tempi delle liste d'attesa. Vediamo cosa si tratta nel servizio di Alessandro Catanzaro. Presso l'ospedale San Giovanni Battista di Foligno è stato inaugurato un nuovo tomografo PET-TAC di ultima generazione, dotato di uno scanner digitale. Si tratta di uno dei primi apparecchi di questo tipo installati in Italia. Una macchina veneristica che comunque riuscirà ad aumentare il numero di prestazioni giornalieri che noi riusciamo ad offrire e sicuramente permetterà da un lato abbattimento delle liste di attesa e dall'altro lato essere più performanti in tutto e per tutto seguendo quello che è il bisogno di salute della popolazione in un tema molto particolare che è la prevenzione e la cura, la diagnosi e la cura delle malattie oncologiche. Oltre ai campi di applicazione in oncologia della PET tradizionale, il nuovo sistema ibrido, grazie al suo grande potenziale tecnologico e diagnostico, metterà in condizione la USL Umbria 2 di gestire piattaforme per la radioterapia, la cardiologia nucleare e la neurologia, oltre che di interfacciarsi con la rete digitale regionale. Insieme, infatti, hanno fatto il caso.